Ci stavamo riferendo anche alla tempistica, che purtroppo non è stata delle più felici. Qui vedete un'immagine con gli involtini primavera, i Chunjuan, che si usano nel festival di primavera, che è una, anzi direi la festa più importante in Cina, è la festa del Capodanno cinese. Festa che si chiama Chunjie. In questa festa, che si svolge in periodo, diciamo, uscita invernale, per prepararsi alla primavera successiva, si stima che ci siano miliardi di spostamenti. Ovviamente la popolazione della Cina non è di miliardi, supera il miliardo, adesso non ricordo esattamente, 1,3 miliardi giù di lì. Ma ad esempio per quest'anno il numero di spostamenti stimato è stato di circa 3 miliardi. E c'è purtroppo una correlazione fra il festival della primavera, il Capodanno cinese, e alcune epidemie. Ad esempio, nel 2012 abbiamo avuto l'epidemia SARS, quindi la sindrome respiratoria acuta, che è partita dal Guangdong, e il festival di primavera si è tenuto in quell'anno fra il 17 gennaio e il 23 marzo, periodo concomitante con la diffusione dell'epidemia. In questo caso, nel 2020, con inizio nel 2019, dicembre, vi ricorderete, il Festival di Primavera si è tenuto fra il 10 gennaio e il 18 febbraio, quindi diciamo con l'inizio dell'epidemia appena partito, quindi siamo seconda metà di dicembre e inizi gennaio. Wuhan è, vi ho detto, un grandissimo centro che fra le città principali, le città satellite, conta circa 10 milioni di abitanti, 6 milioni nella città. Ed è anche un centro fisico della Cina, è una città enorme, anche molto moderna, in cui ci sono grandissimi passaggi, grandissimi trasferimenti di persone. Quindi purtroppo il virus si è manifestato e probabilmente le concause sono ovviamente da ricercarsi anche in questo assembramento enorme di persone che si spostano, si è manifestato nel periodo peggiore. Le dinamiche del contagio sono note all'analisi epidemiologica, sono note per alcune patologie infettive molto bene, per altre un po' meno, però genericamente possiamo dire che si individua un nucleo centrale formato da quella parte di popolazione che consideriamo ad alto rischio. Vi faccio un esempio. Ad esempio, all'inizio della storia dell'AIDS, quindi del virus HIV, la popolazione ad alto rischio era formata da una serie di individui appartenenti a varie categorie, fra i quali, ad esempio, gli emofiliaci per le trasfusioni di sangue, gli omosessuali per i rischi connessi, i tossicodipendenti che usavano aghi in comune e così via. Questo lo possiamo trasferire, ad esempio, al nostro mercato, al mercato del pesce di Wuhan, in cui la popolazione ad alto rischio inizialmente è il lavoratore del mercato, il lavoratore che maneggia l'animale infetto e che inizialmente si infetta con sintomi bassi, subclinici o addirittura praticamente assenti, quindi
non si attiva nessun protocollo di sicurezza, ma vi ho detto prima e nelle lezioni precedenti che il continuo passaggio virale fra i vari individui portatori sani o non sani, soprattutto per alcuni virus come il Covid, è correlato a delle mutazioni di tipo drift e di tipo shifter. Quelle di tipo drift, abbiamo visto, sono lente, progressive, mutazioni puntiformi che cambiano il genoma virale in maniera abbastanza blanda nel tempo. Mentre le mutazioni di tipo shift genetico, che avvengono soprattutto quando convivono nella stessa cellula, nello stesso individuo, virus differenti, possono essere molto immediate, molto rapide, quindi trasformare il genoma virale in modo molto veloce e unire pezzi di derivazione differente, pipistrello, uomo, volatile selvatico, eccetera. Quindi il virus, abbiamo detto, si manifesta all'interno di questa popolazione che possiamo considerare ad alto rischio, visto il maneggiare di animali, possibile fonte di infezione. E poi si trasferisce a una popolazione, diciamo, di medio rischio, che in questo caso possiamo considerare i clienti, i visitatori. Provate a immaginare anche nello Spring Festival, dove uno, come tutte le feste, uno degli aspetti principali è il cibo, l'alimentazione. Quindi provate a immaginare le migliaia e milioni di persone che hanno girato per quel mercato, per cercare il piatto tipico da fare, quindi l'animale fresco e via dicendo. Quindi questa popolazione, diciamo, a medio rischio inizia a infettarsi perché abbiamo visto purtroppo c'è un passaggio del virus da uomo a uomo. Probabilmente ci sono state nel passato di quel mercato quantità molto alte di infezioni, ad esempio da coronavirus di pipistrello, ma non hanno mai superato quella soglia di trasmissibilità uomo a uomo fino a che una mutazione, un cambiamento, un riarrangiamento non è intervenuto. Quindi si ammala, o meglio, si infetta la popolazione a medio rischio, quindi visitatori e clienti, e questa popolazione poi si trasferisce e va ad infettare la popolazione a basso rischio, quelle persone che non hanno avuto il benché minimo contatto con il mercato intendo di Wuhan. E questo è stato il campanello d'allarme, è il campanello d'allarme. Quando si infetta una persona, un individuo che non ha avuto un contatto diretto, non è stato nel mercato, e allora si inizia a sospettare che ci sia una facilità nel contagio interumano. E questo è tipico delle patologie infettive. Ci sono dei serbatoi in cui il virus si accumula e poi si manifesta, quindi delle sorgenti, e poi gli individui infettati a loro volta possono diventare serbatoi e sorgenti, soprattutto quando abbiamo i cosiddetti portatori sani, cioè portatori infettivi, quindi che possono trasmettere il virus, ma che non manifestano il benché minimo segno clinico. E ovviamente queste persone, a loro totale insaputa, continuano a fare la vita di tutti i giorni. Un conto è avere una manifestazione patologica in atto e continuare a muoversi, un conto è non sapere minimamente di essere infettivi in quanto il virus non si manifesta clinicamente. Quello che vediamo è che poi, una volta che il virus è entrato nella popolazione a basso rischio, quindi non clienti, non visitatori, inizia a trasferirsi all'interno di questa fascia verde, cioè ormai il virus è uscito da questi confini rosso e giallo e gira liberamente. Questa è un'immagine delle varie province cinesi, la provincia dell'Hubei con Wuhan
Qua, quindi vedete, è anche in una zona abbastanza centrale della Cina, anzi direi una delle più centrali in assoluto. Queste zone sono molto meno densamente popolate, molto meno tecnologicamente avanzate, la densità di popolazione è sicuramente più bassa, questo è il Tibet per capirci. Pechino, la capitale, è qua. Si era anche ipotizzata una correlazione con l'inquinamento, ma se andate a vedere, cosa non si può escludere ovviamente, però se andate a vedere l'inquinamento in Cina, in questa zona, certamente Wuhan, dov'è? Chiedo scusa, Wuhan è molto inquinata, ma è un piccolo puntino di inquinamento rispetto a un'area che è quella di Pechino e delle province limitrofe che non ha nessuna similitudine, c'è un tasso di inquinamento estremamente più alto. Se andiamo a vedere, qui siamo intorno a gennaio, direi fine gennaio, credo, ovviamente è quello, rappresenta quello che vi dicevo, una zona in cui l'epidemia si sta manifestando in tutta la sua potenza, in tutta la sua drammaticità e diffusione nelle province vicine, soprattutto in quest'area che è l'area più densamente popolata, più industrializzata. Queste aree, vedete, hanno pochissimi casi. A quanto ho visto, il primo caso registrato, quindi ricordatevi sempre che un conto sono i casi reali e un conto sono i casi ufficiali, perché se non è registrato non esiste ai fini del conteggio. Però il primo caso registrato è stato trovato in Thailandia. Perché? Perché un cittadino cinese è andato a fare turismo in Thailandia e qui è stato registrato l'infezione, insomma, da Covid-19. Ovviamente se andassimo oggi a vedere alla data odierna sarebbe tutto molto diverso, ma il discorso che stiamo facendo ha una valenza storica, anche se ripeto, è una storia molto breve. Andiamo a vedere alcuni aspetti virologici e patogenetici. Per i virologici vi rimando soprattutto alle lezioni sui coronavirus perché a grandi linee siamo nello stesso ambito, quindi ci sono differenze che vedremo, ma non così significative. Una cosa interessante è la derivazione, soprattutto per quanto riguarda i coronavirus di tipo gamma e di tipo delta, una derivazione da coronavirus di animali selvatici, volatili, uccelli selvatici. Quindi andando ad analizzare geneticamente il genoma virale si vede questa correlazione, mentre c'è una correlazione fra gli alfa e i beta coronavirus con i tipici coronavirus di pipistrello, qui bat, lo trovate praticamente ovunque, ed in particolare c'è una correlazione fra il genoma dei coronavirus dei pipistrelli con il nuovo SARS-CoV-2 che ha colpito gli umani. Da qui la correlazione alimentazione, maneggio, macello, alimentazione con questi mammiferi e trasformazione di un virus di pipistrello in un virus potenzialmente e anche effettivamente letale per gli esseri umani. La trasmissione uomo-uomo è ormai nota, non è necessario che la spieghi io nel dettaglio. Ma è intuitivo che un individuo può infettarne altri. Alcuni non vengono infettati, mentre altri sì. Bisogna capire nei dettagli quali sono anche le motivazioni, perché questi individui sono suscettibili e perché questi individui non sono suscettibili. Ad esempio, una particolare forma della proteina ACE2 o un particolare sistema immunitario molto forte o viceversa molto debole. Rimando ulteriori dettagli alla successiva lezione.